Il bacio materno. Dai anche tu un bacio a Sor Carmelina. Ciao, ciao, buona domenica. Buona domenica. Guardate che oggi dobbiamo fare il confronto delle pagelle, eh? Ma Maria Chiara non studia. Maria Chiara, devo vedere anche i quaderni per capire come stai studiando. Maria Chiara, posso sapere come hai svolto ultimamente i compiti? Con la matematica come stai messa? Hai avuto qualche 8? In matematica Maria Chiara è brava, l'italiano sta proprio mi sta male. Guarda che oggi controllo i quaderni di tutti, perché tra una settimana si chiudono i trimestri. Chi ha una buona pagella avrà anche un premio durante l'estate. Forza! Allora, pagelle e regolamenti. Eccola qua. Rosabel, portala tu. Forza! Celeste, prendi la tua cartella. Venite un attimo qua. Benedetta, Pina, sedetevi un attimo. Allora, voglio fare un attimo un confronto delle pagelle e anche del vostro ornamento scolastico. Sedetevi un attimo. Maria Chiara, io qua il tuo quaderno. Qua vedo un 9, 7. E qualche volta pure 4. 5. Ecco. 6 meno. Vabbè, è capitato. Invece di dire è capitato, vuoi spiegare a Maria Chiara com'è importante parlare bene? Maria Chiara, lo sai che se sbagli l'analisi grammaticale non saprai mai parlare nella vita? Qua abbiamo la pagellina di Celestino. Qua vedo tutti 9 e 10. Tu pensi che confermi questi voti? Anche un 8, penso, in geografia. Non ti sei impegnato? No, mi sono impegnato, solo che ho avuto qualche... Non ti sei impegnato come ti sei impegnato l'anno scorso? Si è impegnato bene in matematica, 10, bene. Guarda Maria Chiara com'è bello questo quaderno, guarda. Guarda come è quasi finito. Lodevole eccellente. Guarda che bel voto qua. 10 e lode, bravo. Allora Maria Vittoria, 10. Allora, questi quaderni io domani li consegno tutti a papà. Se papà decide che vi siete meritati la vacanza, allora probabilmente organizziamo... Maria Chiara, mi devi venire qua? Maria Chiara? Ti impegnerai allora a fare i compiti? E dimmelo. Mi impegnerai a fare i